da-da-da-da-da. It's the one and only Deco Double G. Snoop Dogg! Snoop Dogg! Da-da-da-da-da. You know I'm mobbing with the D-R-E. Da-da-da-da-da. It's the one and only Deco Double G. I'm a Trumpster, motherfucker. Bella ragazzi, ed eccoci tornati. Siamo tornati con la carriera giocatore con Dybala. L'ultimo episodio abbiamo fatto Golasi a Valanga, ma siamo arrivati a maggio, quindi penso che sia l'ultima partita, non lo so, ma penso di sì. Cagliari Palermo, dobbiamo vincere per la classifica e la classifica marcatori, raga, dai. Ragazzi, siamo a Cagliari. Cagliari Palermo. Questa è una partita molto ma molto delicata, perché dobbiamo vincere per classifica marcatori e classifica per andare in zona Champions. Ecco la classifica. Siamo ottavi, quindi se diciamo il Palermo... No, aspetta, non so se abbiamo battuto il Napoli. Vabbè, non mi ricordo i scontri diretti, ma dobbiamo andare avanti, raga. Dobbiamo vincere. Almeno per entrare in zona Europa. Almeno ci proviamo. Sau, può andare al tiro. Attenzione. Eder, parte il tiro, palo! Incredibile. Mike Nock. Dybala, Dybala, Dybala. Parte il tiro! Rete! Un gol incredibile! Dybala! Cagliari 0, Palermo 1. È appena rientrato dall'infortunio. Guardate qua. Ma tacco, Dybala si gira e scarica il mancino. Dove non ci può arrivare il portiere? Dybala, 26 gol in Serie A. Pure da infortunato. Zona De Sena, parte il tiro. Sfiora il gol il Cagliari. Maresca, Dybala, Dybala, scarica il mancino. Vicino al 2-0 Dybala. Però ancora infortunato Dybala. Non capisco perché non si riprende. Yayalo, Yaya, Dybala. Mike Nock. Palla per Dybala. Numero, Dybala. Se ne va Dybala, insiste, Dybala ce l'ha sul destro, Dybala, parte col destro, rete, ancora Dybala, doppietta da infortunato, Cagliari 0, Palermo 2, doppietta di Dybala, mamma mia che giocatore ragazzi, anche da infortunato fa gol, è doppietta, non solo uno, 27 gol in Serie A, attenzione Sau, Sau se ne va verso l'esterno, messo giù, calcio di rigore, ma dai, al 45esimo, calcio di rigore per il Cagliari. Allora vediamo questo calcio di rigore. Sorrentino contro Sau, penso. Vediamo. Andrà Sau, infatti. Sau contro Sorrentino. Vediamo se gliela para. Sau parte il tiro. Gol. Cagliari 1, Palermo 2. Allora abbiamo l'ultima forse azione del primo tempo. Dybala. No, finisce qua. 2-1 Palermo, doppietta di Dybala, anche da infortunato, ragazzi, speriamo che si riprenda. Intanto andiamo a vedere le statistiche. Due tiri in porta, praticamente due gol e diciamo statistiche equilibrate, ma noi stiamo vincendo perché abbiamo concretizzato. Dybala è infortunato, ma si riparte col secondo tempo. No, ci ha tolto perché non ce la fa Dybala. Vabbè. Raga, vediamo come finirà questa partita. Simuliamola. E vediamo il punteggio della partita. Andiamo subito a vedere. Allora, andiamo a vedere com'è finita. Sassuolo, Palermo, Atalanta e Cagliari 2, Palermo 3. Per fortuna abbiamo vinto noi, ma la classifica ci vede sempre lì. Zona Europa, ma che non siamo riusciti ad acchiappare. Allora raga, giochiamo questa partita, siamo ancora forse per la lotta per l'Europa, vediamo, ma Dybala, Mike Nock, siamo titolarissimi, dai ragazzi. Siamo al Barbera ragazzi, Palermo-Fiorentina, questa partita vale tantissimo, vale 3 punti, vale la classifica marcatori, vale tanto, vale tutto ragazzi, dobbiamo vincere per la classifica, vediamo intanto. Fiorentina la scavalchiamo se vinciamo raga, andiamo a 59 a pari punti col Palermo, vediamo raga, col Napoli, si parte con questo super big match. Si è fatto male Mario Gomez, attenzione, secondo minuto, Gomez fuori già, Dybala, Dybala, parte il tiro a giro, Neto la fa sua, Dybala, da Prelà, ottimo così, da Prelà, può andare a cross, c'è Mike Nock in the box, Mike Nock, parte il tiro, traversa, nulla. Kurtic può andare al tiro, parte il tiro, sarà rimessa dal fondo, anzi no, finisce qua il primo tempo 0-0, ma super occasione per Mike Nock, tanto andiamo a vedere, l'Inter perde, quindi possiamo agganciare, anzi aspetta, dovevamo vedere il Napoli, vabbè, si riparte col secondo tempo raga. Allora Gonzales, da Prelà, Dybala, Dybala, nulla,
Attenzione, fallaccio. Cosa mi dà il cartellino? Rosso, mi sa. Forse ho sbagliato, raga. Rosso. Cartellino rosso. Ho sbagliato, raga. Vabbè, simula, vediamo se Palermo vince. Devo fare, raga. Ho sbagliato. Si può sbagliare, anche i campioni sbagliano. Andiamo a vedere se il mio Palermo ha vinto. Guardando la classifica, mi sa che è finito 0-0. Palermo-Fiorentina 0-0, infatti. Mo' c'è Roma-Palermo, che è l'ultima. Io purtroppo non la giocherò. Vediamo se vinciamo. Tanto comunque, raga, abbiamo fatto un super campionato. Vediamo se rimaniamo al Palermo o no. Vediamo se vinciamo contro questa Roma. Ma soprattutto vediamo se siamo rimasti... se siamo rimasti lì comunque, in zona... No, Djordjevic 27, Dybala 27. Quindi se la Lazio... se Djordjevic segna ancora, ci supera. Se no, siamo pari con Djordjevic, raga. Vediamo. Ma soprattutto vediamo se vinciamo contro la Roma, raga. Questa la scriviamo. 3, 2, 1, boom. Abbiamo vinto, Mike Nock. Attenzione, andiamo a vedere la classifica. Andiamo a vedere la classifica. Perché potremmo essere in zona Europa. No. Non siamo in zona Europa di poco, raga. Guardate lì. 60 punti. Cioè, per due punti non siamo in zona Europa. Cioè, per una vittoria praticamente. Juventus, campione d'Italia. Milan, 82, pari con la Juve. Ma ha vinto la Juve lo scudetto. Lazio, 68. Poi Roma, 66. E Inter, 62. Vabbè, andiamo a vedere anche se ha segnato Djordjevic. No, siamo a pari con Dybala, Djordjevic. Quindi non so come... Vabbè, siamo primi nella classifica marcatori con Djordjevic. Che dire, raga, abbiamo fatto un super campionato. Ci lasciamo qui con questo pezzo, diciamo. E vediamo se ci chiama qualcuno. Noi ci mettiamo ovviamente in lista trasferimenti. Vediamo se ci arrivano offerte. Da Tatine è tutto, Spacchettelex. Iscrivetevi, perché se no siete game over. E noi ci vediamo col prossimo episodio calciomercato per Dybala. Vediamo, da Tatine è tutto. Tutti i link in descrizione, perché se no siete game over. Datene di nuovo. Bella.